noi siamo vittime dell'amianto. Ma non voglio restarlo nella mia vita. Per questo la scelta di rendere pubblica la mia storia con un libro. Più che uno sfogo è una responsabilità. Non scenderò per le strade a gridare e pretendere giustizia. La mia battaglia è dentro. Ogni giorno sono alla ricerca sincera di come posso migliorarmi, perché così facendo migliorerò la società. Mettermi a nudo, svelare il mio cuore, lasciarmi leggere nell'anima mi ha permesso di non restare vittima, altrimenti avrebbe vinto il sistema e chi ha ucciso mio padre. Con questo atto lo rendo vivo, perché la sua morte non sia legittimarle delle altre. Adesso sto ricominciando. Sto ritrovando un po' alla volta i pezzi dentro me. Una memoria altra, un nuovo senso musicale, un diverso ascolto ritmico. Non c'è altro cammino. È scomodo, ma è ciò che amo e ciò che sono con tutto quanto è accaduto. Altrimenti resta il colore della sconfitta nel cuore, il gusto amaro del dolore. Allora, il mantra è danza e ancora danza. Danza e comunque danza. Danza e per sempre danza. È un riconoscere le difficoltà e un mantenere vivo l'amore. Ti amo ancora. È smontare tutti gli ostacoli. Ti amo ancora e ti scelgo comunque. È un riconoscere con molta verità e serenità che certi cammini sono per la vita a cospetto di tutto. Quindi il mantra recita così. Ti amo ancora, ti scelgo comunque, sempre vivrai in me. Se tanto dolore, sofferenza, sacrifici hanno portato a tanta fertilità, acutezza e sensibilità, mi prostro alla grandezza dei risvolti della vita, dove positivo e negativo dipendono essenzialmente dalla direzione dello sguardo. Dopo lo tsunami passato nella mia vita, sorge una nuova casa, una nuova città, un nuovo continente, esplorabile ma non proprio a tutti, una nuova visione insomma. Questo libro esperienza nasce dai non detti che interiormente fanno radici, creando percorsi insoliti, architetture mentali inespresse, stati di coscienza contrastanti e paradossali, fino alla manifestazione di sintomi dichiaranti l'esistenza di un sottobosco di pulsanti emozioni, vive forme pensiero, vivide visioni, vibranti parole, sensazioni sotto l'ombrellone della coscienza. Troverai silenzio amorevole, che illumina tutto il creato, che sembra un ciclamino di diamante e d'argento, che zampilla arcobaleni di luce eterna. Allora avrai la prima volta il tuo destino in mano. E se vorrai, come d'incanto, poi tutto ti cambierà. Se ti fermi un istante adesso, dissolveremo tutte le ignoranze dentro un fiume irruento e inconoscibili danze. Fiume irruento. Buonasera, benvenuti, io sono Chiara e anche questa sera ho l'onore, il piacere, la gioia, l'entusiasmo e l'energia e la volontà di presentare il libro di Libera, una panchina affacciata sull'oceano. E Libera per me è un'amica, oltre ad essere una professionista che stimo e ammiro, ed è anche, come spesso noi giochiamo e ci diciamo, la mia carota, nel senso che spesso quando dobbiamo fare iniziative culturali diciamo dai facciamo un altro minestrone, sì io faccio la patata e tu fai la carota. E, è una gioia per me essere qui e presentare Michele, che è il nostro musicista, Giulia, Valentina ed Elena, che ringrazio ogni volta perché vengono qui con l'impegno e con la serietà professionale dell'artista, che non è poco al giorno d'oggi.
Mentre venivo qui ho incontrato quattro persone, io che non conosco benissimo Terni, anche se vivo vicino a Amelia da un po', però insomma sono spesso in giro e non frequento moltissimo Terni, ho chiesto a quattro persone dove fosse la Feltrinelli e quattro su quattro mi hanno detto che non lo sapevano, poi mi hanno detto è una libreria? Sì, è una libreria. Per cui oggi voglio citare il Vangelo, io che sono quasi atea, anzi atea del tutto, che dice dove due o più saranno uniti nel mio nome, là sono io. E se Gesù, che è Gesù per chi crede, insomma, diceva due o più, vuol dire che pure lui, il sospetto che magari si incontrassero solo in due, poteva averlo. Per cui io mi sento in questa scia celeste a presentare questo che non è solo un libro, ma è un progetto in cui ricavato, e questo mi preme molto, perché io sono stata una malata di cancro e quindi tifo per la causa di Libera, e sarà devoluto una parte all'Associazione Serena Talarico per i Giovani del Mondo, che è una onlus a favore della ricerca del cancro, una parte al reparto oncologia di Amelia in Arni, dove è stato curato, come Libera poi ci racconterà il suo papà, e un'altra parte del compenso andrà alla ricerca artistica della compagnia di danza Sibilla. E mi piace leggere lo slogan di Libera che è arte al servizio, che poi lei ci aiuterà a scoprire che cosa significa. E ho letto perché non voglio perdermi, non voglio fare errori e non ricordare dove va a finire tutto l'impegno che Libera come artista e come donna e come persona mette in quello che fa. E siccome voglio cominciare con una citazione, ho detto qua chi posso citare? Vediamo un po', ma sì, citiamo la carota. E allora cito Libera. Cito Libera che scrive: non sono i soldi a rendere signori, ma le opere. Così come non sono gli abiti a fare eleganza, ma il cuore. Chi è distratto dalle ricchezze solo materiali, così come si nasconde dietro la forma, resta nel piccolo mondo del visibile. Questo l'ha scritto Libera e quindi io ringrazio voi che siete visibili e ringrazio anche gli invisibili che non ci sono, perché forse ci sono, forse ci saranno, o comunque siano, forse stanno facendo qualcosa per salvare il mondo. E a questo punto io ho chiuso e passo la parola a chi deve continuare. Giulia. Una sera abbiamo ballato dopo il tramonto per il gran caldo. C'era una sedia vuota sotto l'albero. Mi pare di vedere papà seduto che ci guardava, che mi guardava sorridere. Ho offerto la danza a lui. Ogni volta passavo davanti alla sedia vuota piena. Guardavo e sorridevo. Bello danzare con quel segreto dentro. Ballare per chi non c'è, ma c'è. Offrire la danza. Offrire il meglio di sé. Ascilla Capò, chiamato così dalla nonna perché ricorda i guerrieri, ci fa cantare una canzone tradizionale del Benin. Kokomi sono, Ayaminze. Canti iniziatico per entrare nella vita. Ho perso la chiave del luogo sicuro, protetto. Kokomi sono. Mi guardo intorno, non c'è nessuno. Sono solo, ma non ho paura. Ayaminze. O meglio, ho paura, ma non ho paura di averne. Decidere di avanzare. Prendersi la responsabilità del proprio cammino, dove ad ogni passo si avanza e si cambia. Con la fede nel cuore si sconfigge ogni terrore. Arrivamo per primi. La piazza era ancora vuota, solo i musicisti e gli strumenti erano al loro posto. In un secondo chi portò le sedie, chi da bere, chi da mangiare, e la piazza si animò. Un semicerchio che si riempì in un baleno di gente, un'arena di entusiasmo e colore, una festa di ritmi e maschere che arrivavano quando lente e calme, quando di corse e danzanti. C'era gioco e festa. Insomma, anche in Africa pure la morte ha un lato festoso e ludico. Per me risuona come un insegnamento. Quando una maschera prende la parola attraverso la danza, c'è sempre un guardiano che la segue per proteggerla e contenerla, ma anche per proteggere gli spettatori. Come dire, che è bene vegliare sui morti, perché sono entità che vivono una loro realtà,
sia l'uomo, sia l'entità, vivendo in due mondi energicamente diversi, hanno bisogno di protezione. Il ruolo del guardiano è fondamentale. Le maschere sono imprevedibili ed irruente, possono farsi pericolose se non guidate o contenute. Come dire, chi può trattenere la morte? Chi può gestirla? Quando tutto finisce, torna la calma. La polvere si abbassa, le sedie vengono tolte in un baleno. La gente torna alla normalità. L'arena si scioglie in un attimo, esattamente con la stessa rapidità in cui tutto è nato. Anche questo è Africa, dove lento e rapido si confondono magistralmente, dove inadeguatezza ed efficienza sfuggono al controllo, dove bellezza e macabro si sposano, dove saggezza ed ottusità si mescolano. In tutto questo colgo il senso profondo della vita, che arriva, ci anima, poi in un attimo se ne va, per alcuni con calma e silenzio, per altri con lotta e polvere. Curioso, questa piazza potrebbe essere la rappresentazione della vita. Arriviamo, facciamo il nostro spettacolo, poi smontiamo tutto e dopo la polvere torniamo al silenzio, da dove veniamo. Paura della morte della vita, del palcoscenico della verità. Muoio. L'ultima parola. Il grande viaggio. Uno stato di non so cosa e mio padre se ne va. Non c'è più. In un istante tutto si compie. Chiusi le palpebre calde di un corpo ormai stanco. In quel preciso istante accadde qualcosa di potente in me. Entrò dal perineo una forza incredibile che attraversò come un'onda la colonna vertebrale. Sentì mio padre attraversarmi come un caldo fluido salire che in una parola direi vita. Una forza mai sentita prima, fisica e spirituale, si fece strada in me. Sentì il suo DNA già in me diventare parte del mio essere. Mio padre entrò nella mia vita abitandola. Da allora non ho più paura di vivere. Un parto difficile questa morte, un travaglio profondo per staccare questa vita tanto resistente. La morte ci mette ad arrivare come la vita. Un parto anche scriverla e descriverla, questa esperienza sconquassante. Non a caso accade solo adesso, in Sicilia, al mare, e con la mia amica ostetrica, Michela. La mente vive di simboli. Importante è saperli leggere e farne buon uso. Tutto accade in un secondo, la morte come la vita. Arrivano e ci sei o non ci sei più, irrimediabilmente. Un travaglio per la dilatazione della vagina che può durare pochi istanti o interminabili ore. Poi, in un attimo, il bimbo scende lungo il canale della vita, scivola dentro la vita stessa, come infilarsi un maglione, e dopo il taglio del cordone inizia la nuova vita. Così la morte, annunciata da segnali chiari, ogni giorno una funzione in meno e un organo che si abbandona naturalmente alla Signora. Ogni giorno un passo in più nel cammino di non ritorno, tra ancora vivo e quasi morto. Morte che poi si chiama, si invoca, si spera, perché è la sola possibilità che resta. Soffre la mamma e pure il bambino, soffre chi muore, il padre, il vecchio, e soffre pure chi l'accompagna, il figlio, il giovane. Papà stava partorendo la sua morte e la sua rinascita. Beveva in continuazione. Acqua per andarsene e acqua per arrivare. Un urlo quando si nasce e il rantolo quando si parte. Un non respiro in entrambi i casi. Le palpebre si chiudono a questo mondo e si aprono ad un altro.
Essere presente a questo grande momento è stato per me un'esperienza iniziatica, un battesimo della vita con la vita, un onore di cui ringrazierò sempre mio padre. Un momento delicato e forte che all'istante mi cambiò radicalmente. Libera, qual è stata l'ispirazione di questo libro e perché hai scelto questo titolo? Una panchina affacciata sull'oceano e poi io vedo questa panchina storta sulla copertina, no? Che non è dritta, è affacciata sull'oceano ed è storta. E a chi dedichi questo libro? Parto dalla fine, lo dedico a mio padre. Lo dedico a mio padre perché è mancato nel 2010, 4 novembre 2010, mesotelioma della pleura a causa dell'amianto. È una tragedia, come tante tragedie, noi siamo in uno dei punti caldi dove queste tragedie accadono e non se ne parla. Ecco perché ne parlo, ecco da dove nasce l'ispirazione. Io ho sempre scritto tutta la vita, come ho sempre ballato, come ho sempre disegnato. Quindi sono azioni, queste del danzare, dello scrivere, del disegnare, che mi accompagnano da sempre. Però questa volta quando ho scritto e ho seguito questo impulso, non è stato come le altre. È stato per la prima volta è stato diverso, perché dal primo istante che la penna si è posata su un foglio oppure che ho scritto al computer, sapevo che era una creatura pubblica. Io ho scritto sempre cose che ho tenuto nel cuore, nel cassettino, che le ho lette agli amici o che le ho scritte per i miei spettacoli, ma non le ho mai pubblicate. Questo libro è nato per dichiarare che non si può legittimare ancora un evento come un omicidio di questo tipo, perché mio padre è stato ucciso. Se poi dopo lo vogliamo confezionare in un modo più carino ed elegante, facciamolo. Però mio padre è stato ucciso in un momento in cui era in piena salute. Quindi quello che è successo a mio padre a 75 anni succede in tanti altri luoghi anche a meno anni, a bambini. Allora, non è che mio padre meritava di morire più di un bambino, perché la vita è vita. Le formiche, le giraffe, i bambini, i vecchi, è tutto uguale, è vita. Però, dico, perché permettiamo che questo accada ancora con questa nonchalance? Io per natura, come l'ho scritto nel libro, non scendo nelle strade e non mi incazzo. Però mi incazzo, nel senso che la rabbia che posso dentro tritare nel mio tritatutto diventa poi opera, o scrivo, disegno, ballo, diventano progetti, quindi è la mia rivolta, è la mia rivolta interiore, è il mio impegno sociale. Quindi il libro nasce come ispirazione dato da questo elemento scatenante, è stato questo evento che ha completamente e radicalmente cambiato la mia vita, sconvolgendola. Però è la mia responsabilità, cioè io scelgo di rendere pubblica la mia vita, io scelgo di raccontare cose intime della mia vita perché spererei con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta me stessa che non ci siano bambini che perdono i loro padri, perché io sono grande, ho perso mio padre come è nella logica della vita, purtroppo l'ho perso per una malattia non carina e a causa di una malattia professionale. Quindi comunque è stato tolto alla vita, perché aveva ancora una visibilità della vita. Però quanti bambini invece restano senza padre? Perché se io mio padre non l'avessi perso all'età di 40 anni, 45, quello che è stato, l'avessi perso all'età di 15 o di 5 o di 7, non era la stessa cosa. Se mia madre è rimasta sola a 73 anni e magari ci rimaneva a 43, non era la stessa cosa. E questo succede. Quindi io sono anche fortunata che mio padre mi ha accompagnato fino a 45 anni, lo ringrazio e ringrazio la vita, ma con questo non possiamo giustificare un omicidio, non di questo tipo. Perché io ho seguito mio padre quando sono state fatte le interviste dal medico legale e ha raccontato quello che ha raccontato. Cioè lo sapevano che mio padre, come lui, quanta altra gente, usava i guanti fino qua,
di amianto, le mascherine di amianto e la polvere che viene chiamata polvere di farina, non mi ricordo come, dal mondo edile, perché papà ha lavorato nel mondo edile, questa polverina tipo vatta, spiegava lui, quindi spiegandola insegno che l'ha conosciuta bene, la mettevano tra un muro e l'altro come intercapedine. Dico, possibile che nessuno lo sapeva? Possibile che oggi, se io parlo dell'amianto e lo rendo pubblico, infatti non viene nessuno alle mie presentazioni perché è scomodo? Perché è scomodo? Possibile che restiamo ancora in silenzio? Ecco, questo è il mio impegno, come figlia che ha perso un padre, come donna, perché potevo perdere un marito, non ce l'ho, però. Io ho questo modo per prendermi un impegno, ma tutti gli altri dove stanno? Dove stanno oggi tutte le persone che sono colpite, tutte le famiglie che sono colpite da questo dramma? Perché non ci stanno più a testimoniare? Ecco da dove nasce la mia ispirazione, ecco perché per scelta ho messo storto l'orizzonte. Lo so che è storto, ce l'ho messo io, questa è una foto mia, questa è un'immagine del Senegal, paese dove ormai è casa mia. E perché questo titolo? Perché io su questa banchina sono almeno 20 anni che mi ci siedo a riflettere davanti a questo oceano straordinario e mi chiedo, un giorno riflettendo con un'amica su questa banchina mi disse, ma perché non scrivi un libro? Dico, ma chissà, forse lo farò, mio padre era morto, io il libro lo stavo scrivendo, ma io non parlo mai delle cose prima ancora che diventino realtà, non ne parlo mai. Ho detto, ma chissà, ma se mai accadrà, avrà questo titolo, una banchina affacciata sull'oceano. Un oceano che di solito è orizzontale, ma l'ho messo storto proprio perché la vita è andata storta. La mia vita è andata storta. Però, come potete vedere, è ascensionale questa linea, cioè dal basso verso l'alto. E anche l'immagine è un messaggio. Perché anche un cancro ha dei risvolti stra-positivi, tant'è vero che adesso l'ultima battaglia, questo è un figlio che sta già crescendo perché è uscito, sto facendo le presentazioni in giro, il figlio che verrà presto, c'è uno spettacolo di danza afrocontemporanea sulle cellule cancerogene, lo voglio proprio fare proprio per dire il cancro non è una bella cosa, chiaro che no, uccide, ma anche quella vita. Anche quella è vita, ci fa crescere, ci fa migliorare, cioè cerchiamo di essere propositivi, cerchiamo veramente di unire l'energia, di fare qualcosa che sia nell'ordine dell'evoluzione, non fermiamoci alle forme, non restiamo solo brutto, cattivo, bello, se no io dovrei uccidere chi ha ucciso mio padre, invece no, quasi li amo sotto una certa forma, perché purtroppo nell'immensa natura dell'essere umano c'è anche quello e io non posso rendere vivo mio padre se uccido chi l'ha ucciso e io mio padre lo amo e lo sento e so che è ancora vivo. Grazie. Sì, ma lei è ironica. Io sì. Lei anche proprio è scrittrice nata. Anestesia totale o locale? Che preferisci? Cosa vuol fare? Cosa voglio fare? Magari una striscia di coca con un pizzico di marijuana, l'importante è che non mi manchi il narghilè accanto alla flebo, così mentre voi farfugliate tra le mie palle esterne ed interne mi godo lo spettacolo. La nostra sanità ha fatto passi da gigante. Adesso sono i pazienti a scegliere e decidere, fantastico. Una visione nuova di malattia e malato, autonomo, indipendente, in dialogo con il suo medico interiore. Si è innalzata la coscienza o semplicemente Pilato un personaggio ancora attuale e la deresponsabilizzazione passa con una finta e ipocrita scelta? Davvero in questa situazione potevo scegliere? Lei ha firmato.
Accettato. Quindi tagliamo come d'accordo di preso. Come vuole il taglio? A destra, a sinistra, un pochino più spostato su un cube, così si copre con il costume? O facciamo un bel motivo a zigzag? Che può sfoggiare con i bikini sfizioso, fantasioso, originale? Non mi interessa il taglio. La ferita c'è già dentro, è normale che si veda fuori. Quello che conta per me è la funzionalità. Tra un mese esatto ho uno spettacolo. Voglio ballare. Bene, si giri su un fianco e vai. Un turone al centro del tratto lombare. Un liquido scende e del suo passaggio lascia subito il segno. Gamba sinistra inesistente. Un blocco di marmo. Un macigno insensibile. È andata. L'orologio attaccato alla parete segna le 8:30. Ciò che si deve addormentare è già sprofondato in un letargo immediato e profondo. Il resto come un felino è sveglio e attento. Il bollettino del momento segnala zone totalmente assenti e altre coscienza lucida, sguardo vivo, ascolto profondo, respiro calmo e regolare. L'ispirazione della stessa durata dell'espirazione. C'è calma. Come in un giorno d'estate quando il sole è allo zenith e l'orizzonte è chiaro. Il ritmo è lento, dolce, ed entra subito dentro. Il piede affonda nella sabbia, il calore sale e la colonna verticale.